Questa sera sono tornata a casa alle 6 e mezzo alle 18 e 30 e ho fatto comunque la pizza per cena, l'ho fatta con il sistema, quello che io uso spesso del lievito istantaneo. Questa è una ricetta che io ho già fatto, ma ho deciso questa sera, oltre eh, a fare di nuovo la pizza, a ripubblicare di nuovo questo video. Con questa ricetta perché io la trovo. Furbissima la trovo un qualcosa che dovrebbe appartenere a tutti noi, perché questa ti risolve tantissime serate. Poi non è che te le risolve così: ti fa fare una cena spettacolare con della pizza pronta in 30 minuti. Vi do le dosi molto, molto semplice: con una bustina di lievito istantaneo per torte salate e la trovate in tutti i supermercati. Per fare la pizza vi vengono, scusate, vi vengono due belle pizze al piatto, due belle tegliette. 300 grammi di farina, più o meno saranno 180 ml di acqua, lo sapete l'acqua va un po' sempre a occhio ma 180 ml ce li vogliono. 6 cucchiai di olio extravergine di oliva e un cucchiaio raso di sale. Mischiate tutto. Poi partite su una ciotola, così è semplice. Una volta che si rassoda il nostro impasto della pizza che è così morbido, vedete, lo passate sulla tavola e aggiungete farina fin quando vedete che non è più molto appiccicoso che lo lavorate bene con le mani, ma lasciatelo comunque bello morbido, è una pizza che si stende immediatamente. Questa pizza di straordinario ha che non ha nessun tempo di lievitazione una volta che avete impastato che avete diviso avete visto come ho fatto i due panetti voi praticamente la potete immediatamente estendere ora un consiglio che vi do è molto importante che il forno sia alla massima temperatura 250 gradi forno statico quindi accendetelo già adesso perché quando infornate deve essere arrivato alla massima temperatura quindi andiamo a stendere la pizza, io l'ho divisa in due, poi a casa mia non ci si fa molto caso che sia perfettamente rotonda e quindi userò le, io ho due teglie da, da forno, due placche, ci metto la carta forno e faccio praticamente questa, questa pizza rettangolare che è una pizza al piatto un po', con una forma un po', un po' più rettangolare, molto sottile, la lascio. E vado a stendere tutti e due, appunto mi vengono due teglie, quindi considerate: noi siamo un po' mangioni, ma con questa dose tre persone ci mangiano. Eh? Due belle pizze al piatto. Poi magari ci mettete qualche contorno, qualche, mh, qualche verdura sott'olio, e la cena è pronta in pratica. Andiamo a condirle. Ora, io mh, la pizza, vi dico la verità, la, la condisco quasi ogni sera. Che la faccio in modo diverso perché in pratica uso tutto quello che ho in frigorifero. Io in pizza ci ho messo qualsiasi cosa. Gli ingredienti più assurdi sono finiti dentro la pizza a casa mia ed è sempre molto, molto riuscita bene, devo dire la verità. Prendiamo del pomodoro. Questa sera ho il pomodoro a pezzettoni, è tardi, sto anche facendo il video e non lo frullo. Andrebbe frullato per raggiungere il massimo, ma anche così a pezzettoni condito con un po' di sale, olio extravergine di oliva buona e una bella manciata d'origano profuma e sarà la base ideale per questa mia pizza rossa. Ora chi eh, mi conosce e mi segue non ne pole più non ne può davvero più di vedermi fare la pizza con le Alici. Ma lo sapete, è la preferita a casa mia. A casa mia si fa pizza con Alici, olive nere, capperi e pochissima mozzarella. Questa è la pizza preferita da mio marito. Quindi questa ci deve essere per forza. Mi chiede di fare la pizza perché vuole mangiare questa in pratica. Andiamo a mettere qualche ciuffetto di. Mozzarella. Adesso sono diventata anche un pochino attenta. Ehm, la uso senza lattosio, ha lo stesso identico sapore, è tutto molto più digeribile. Quindi io adesso sto usando molto i prodotti senza lattosio. Effettivamente, forse sono un po' intollerante perché ho trovato dei benefici. La seconda invece la faccio bianca perché avevo affettato sottili sottili delle zucchine, ci avrei dovuto fare un condimento per la pasta, poi erano tante, sono avanzate e così ho deciso queste sono perfette per la pizza. Avete visto? Ho passato con un pennello l'olio stravergine di oliva sulla base, le pizze bianche vanno sempre avete, trattate così, una spennellata di olio stravergine di oliva vi fate tutta questa base ricoperta di zucchine andate a salare se vi piace anche un po di pepe e poi un pochino di mozzarella tutto quello insomma che ho iniziato e che è rimasto aperto olive mozzarella appunto ci ho messo un po di zenzero macinato che lo, lo metto praticamente dappertutto e poi avevo in frigorifero avanzata da pranzo un po' di besciamella che si è ben rappresa non vi dico quant'era buona la pizza con la besciamella era una cosa che era tanto che volevo fare adesso sto mettendo un po' di origano io praticamente mh, se uno mi dice rifai quella pizza che ti era venuta bene non mi ricordo neanche quello che ci ho messo perché io ogni sera apro e ci metto qualsiasi cosa ho Anzi, questa sera mi sono contenuta, sono semplici queste due pizze che ho fatto, semplicissime. Andiamo a cuocerle. Allora, l'ideale sarebbe cucinarla cucinare le pizze una alla volta, metterle nella parte bassa del forno, 15 minuti di cottura e sono pronte. Ma stasera, visto che stiamo facendo una ricetta e Diciamo quello che vogliamo ottenere è assolutamente la velocità di portare in tavola una pizza fatta in casa. Le ho cucinate tutte e due insieme, le ho infilate tutte e due, poi a metà cottura più o meno le ho spostate sopra e sotto, ma quello lo sapete, vi regolate. 15 minuti il forno alla massima temperatura, le tirate fuori sono fragranti sottili croccantine perfette e poi non vi dico che tocco speciale che ha dato la beciamella ci sta benissimo sulla pizza arrivederci al prossimo video